Robinson with a left foot pulls it back to John Kearney, edge of the box. Oh, what a goal! Towards the edge of the box, a little step over, touches it for John Kearney under the left foot. Yeah! Bella a tutti ragazzi, qua è Leo e siamo qui tornati alla nostra carriera allenatore con il nostro Fulham. Scorso episodio è andato malino ragazzi, siamo un po' in crisi, infatti si vede subito dall'overall allenatore al 70 e dobbiamo risalire la classifica. Siamo settimi però ce la possiamo fare, la classifica è comunque ancora abbastanza corta. Non vedete perché ci sono io nel mezzo, ma vi dico che siamo a 3 punti dalla seconda, quindi dall'Hull City. Wolverhampton che se ne sta andando a 26, quindi 9 punti in più di noi, però il campionato è ancora lungo. Siamo 24 squadre come potete vedere e quindi di tempo ce ne sono 46 partite del campionato e abbiamo fatte appena 10, quindi va bene, ci sta. Innanzitutto mi devo scusare perché ho veramente pochissima voce, infatti vedete ho anche la felpa, però io questa carriera la voglio registrare perché mi sta piacendo anche a voi e quindi ragazzi, lasciate un bel mi piace per supportarmi, ragazzi, anche per farmi guarire questa tosse, non so cosa ho, ma è tutto dovuto a questo tempo che cambia ogni giorno. Comunque, tornando a noi, abbiamo il QPR come prima partita, che giocheremo sicuramente, il Preston, Aston Villa e Bolton. Ho deciso di fare 4 partite perché molti di voi mi hanno detto non ne simulare tante e secondo voi 2 sono troppe su 5. Ci sta assolutamente, anche vedendo come sono andate le partite simulate, anche per me un po' non mi scocciava simularne 2, quindi ne simuleremo solo una su 4, le altre 3 le giochiamo e avanzeremo così. Quindi in questo episodio arriveremo fino al Bolton e poi qui arriveremo fino allo Sheffield e così via, fino ad arrivare a gennaio, dove ovviamente ricambieremo, magari faremo 2 partite in mercato, altre 2 partite in mercato. Ok, fuori casa contro il QPR andiamo a giocare con la squadra praticamente titolare. Ho messo solo Rim per Tuanzebe e Sissé per De Jong. Il resto sono tutti i nostri titolari. Speriamo facciano bene. Abbiamo di nuovo Drommel in porta perché ora come ora lo valuto il titolare. Troppo forte, veramente. Come McDonald's. Quanto te per Carni? Carni si gira alla grande. Carni si deve fermare per spostarsela sul mancino. Il tiro a giro. Mamma mia, Carni si è fatto così subito. Il nostro capitano non lo ferma nessuno. Al quinto minuto, poco più. Mamma che gol di Carni, bellissimo. Kluivert rientra. Mamma mia, che giocatorino Kluivert. Che giocatorino Kluivert. Ancora riproviamoci, mamma mia Kluivert. Ferma ancora quell'elastico. Ai, ancora lui. Palla incollata al piede, il tiro. Calcio d'angolo, peccato. Comunque vi volevo chiedere anche, visto che avevamo gli occhi puntati su Kluivert, se avete nuovi nomi da consigliarmi per il mercato di gennaio. Lo so, ancora ci sono 3-4 episodi, penso. Però non è male mai aggiornare la lista preferiti per poi, insomma, avere già una lista pronta per gennaio. Buono Kluivert, ancora lui. Riproviamoci. Mamma mia Kluivert, il tiro! Eccezionale Kluivert! Eccezionale, 2-0 al 26esimo. Stiamo asfaltando questo QPR, ragazzi, la leggenda, fuori casa. Contro una squadra titolata come è il QPR, stiamo facendo veramente bene. Buono ancora la palla per Fonte che aspetta l'arrivo di qualcuno. E Carne col tiro! Il nostro capitano! Carne 3-0 al 43esimo! Che partita che stiamo giocando! Ma che gol che sta facendo Carne! E finisce qua il primo tempo sul 3-0. Qui al primo momento asfaltato. Non penso abbia fatto nemmeno un tiro in porta. Infatti no, noi 5, 3 gol. Continuiamo così. Fonte dalla distanza, cerca il tiro. Ragazzi, ci siamo svegliati. Cioè, sta partita veramente, a parte c'entra tutto, ma è una cosa eccezionale. Cioè, guardate qui che gol ha fatto Fonte. Di nuovo, da brividi. Che botta a incrociare, non la puoi prendere. E finisce qua la partita. Non ho potuto fare nemmeno cambi perché tipo dal 60esimo la palla non è più uscita. Avrei preferito fare qualche cambio, però purtroppo è andata così. Vabbè, comunque 4-0, partita più che dominata. Non devo aggiungere veramente niente a questa partita. Questi sono punti importanti perché QPR è comunque una diretta avversaria, era lì più o meno con noi, forse un punto dietro. Quindi la lasciamo dietro. Guardiamo un pochino se qualche altra squadra fa qualche passo falso. Siamo saliti di 2 posizioni, buono così. Hull City è sempre a 23. Wolverhampton pareggia, non lo vedete, ma ha pareggiato. E quindi gli abbiamo rosicchiato 2 punti, buono. Inoltre facciamo gli allenamenti e mettiamo Robinson. Per il momento ne metto solo un allenamento, poi ne metterò 2 appena salirà. Uno penso tra Sissé e Kluivert. Gomes lo voglio allenare ancora, eppure se segnò perché sono veramente giovani.
Quindi andiamo a simulare tutto. Lo alleno più sulla difesa, perché ho visto che i suoi parametri di difesa stanno veramente schifo. E per un centrocampista centrale è importante la difesa. Intanto prende una bella B, quindi inizia bene a salire. Gomes sale a 67, Sissé è lì lì per il 73. Ok, la nostra valutazione allenatore è scesa a 69. Benissimo così. Vabbè, andiamo a allenare ancora Robinson, che comunque di uno è già salito. Quindi andiamo a simulare tutto. Non so bene perché continui a scendere la valutazione, però ci sta per il momento. Sissé rimane un 72, maledetto te, e Robinson continua a salire. Adesso arriviamo fino alla partita con Preston, che devo decidere quale simulare tra questa e l'altra col Bolton. Adesso guardiamo un po' come sono messi in classifica. Intanto è stato ristabilito Kite, bene. Camara vorrebbe giocare, quindi lo faremo giocare assolutamente. Allora ragazzi, Bolton e Preston sono entrambi a basso classifica. Bolton a 9, Preston a 8. Andiamo a simulare questo con Preston, anche perché siamo in casa. Anche se mi pare pure quello col Bolton la giochiamo in casa, però va bene così. Andiamo a mettere il nostro Camara qua lì davanti. Questa formazione lascerei quasi quasi così, lasciando i giocatori più forti. De Jong è già un 73, buono così. Drommel è già un 68, dobbiamo allenare pure lui. Quindi la squadra sta crescendo bene, lasciamo la formazione titolare così il computer ha più possibilità di vincere. Poi magari faremo un po' di turnover nella prossima partita noi. E quindi andiamo a simulare questa partita, l'unica di oggi, lo ricordo, sperando di vincere. Allora, Drommel, Odoi, Kalash, Panzeppe, Suarez, McDonald, Carni, De Jong, Camara, Conte e Kibana. Una squadra fortissima contro il Preston, che non ha grandi nomi. Subito ammonito Welsh, dai ragazzi, pensiamo subito, bravo, Rafa Soares, 1-0, però Organ pareggia 1-1. Anzi, faremo un altro 2-2 o comunque un altro pareggio, perché contro, cioè simulando, finiscono tutti in parità. Non capisco bene perché, però ragazzi, che ci posso fare? Siamo già al 60esimo, non è successo niente ancora. Basta il 70esimo, mancano 10 minuti alla fine, ragazzi, non, se non vinciamo nemmeno questa. No, veramente, io non so cosa dire. In casa contro una delle ultime in classifica il computer non riesce a vincere. È una cosa scandalosa. Nemmeno cambi ha fatto. Cioè, da quanto è scandaloso il computer. Ok, contro la Aston Villa andiamo a giocare con una buona formazione, secondo me. Mollo, Fonte, Kluivert, tridente attacco, De Jong, Carney, McDonald, tridente di centrocampo. In difesa abbiamo i nostri due giovani terzini, ovvero Sessegnon e Fredericks. E in coppia centrale la nostra coppia titolare, Tuanzebe, Kalash e Drommel in porto. Aston Villa che mi andrei a vedere, perché è una squadra veramente interessante. Andiamo a vedere l'Aston Villa con Koja, Hogan, coppia d'attacco, Bjarnason, Whelan, Harry Kane, Snodgrass a centrocampo, De Ligt, Chester, Terry e Mohammadi e Johnston. Una squadra veramente forte. Però dobbiamo comportarci come abbiamo fatto col QPR, senza pensieri. Andiamo a vincere questa partita. Dai. Una palla per Fonte, non ha spazio. Prova a tenerla in qualche modo, ma non filtra il passaggio. 0-0, partita molto molto difficile. Sembra di giocare contro una squadra di Premier League. E non abbiamo proprio il possesso palla. Ma vedete le statistiche? Adesso ve le faccio vedere, dati partita. 65% possesso palla della Aston Villa, non c'è stato un tiro da parte nostra, un solo tiro da parte della Aston Villa, ma nemmeno pericoloso. Però senza il possesso palla posso farci veramente poco. Buono qui De Jong. Dai Frankie con il primo tiro della partita del nostro Fulham. Impegna il portiere, dai. Buono qui per la palla per Mollo. Mollo aspetta l'arrivo di Carni. Carni con il tiro, ancora la parata. Ci siamo svegliati in questo secondo tempo. Siamo entrati nella mentalità giusta, però dobbiamo trovare il gol adesso. Attenzione qui alla Aston Villa, meno male non ha fatto il filtrante per l'attaccante che si era inserito. Ancora la Aston Villa con la palla. Attenzione qui, entrano troppo facilmente in area, c'è il tiro e c'è il gol. 1-0, la prima azione che hanno fatto nel secondo tempo, trovano il gol. Qui è un problema ragazzi, dobbiamo reagire. Ok, per reagire provo col 4-3-4, quell'offensivo. Ho messo anche Sissé e Kebano per Mollo e McDonald per avere un po' più di velocità, un po' più di freschezza in mezzo al campo, in attacco. Vediamo, appena uscirà la palla ci saranno ovviamente i cambi. E speriamo di fare bene, dai McDonald. McDonald, dai per Mollo. Ancora in mezzo, c'è De Jong che non trova il tiro. La palla però esce, ci sono i cambi. Vediamo di cambiare la partita adesso. E la Aston Villa tiene palla, l'ha fatto così tutto il tempo. Qui c'è il fuorigioco. Forse abbiamo un'ultima occasione noi, ma nemmeno so
so se ce la farà giocare. Dai, partiamo veloce. Dai, dai, facci giocare quest'ultima occasione. Vabbè, se Carney non tiene palla qua, è inutile. 1-0 per l'Aston Villa. Mi rode veramente tantissimo perché era una diretta avversaria, Aston Villa che era lì davanti a noi. Però abbiamo avuto sfortuna in questo secondo tempo. Il primo tempo non è successo niente, il secondo tempo hanno avuto l'occasione loro, hanno segnato. Noi ne abbiamo avuti un po' di più, ma non abbiamo segnato. Wolverhampton che va a pareggiare ancora più presto, quindi si allontana di un solo punto la prima posizione. Mentre adesso andiamo a vedere com'è la seconda posizione. No, ragazzi, siamo scesi noni. Siamo scesi noni, non so che siamo tutti vicini, però siamo a 5 punti dalla seconda posizione. Non è lontana, speriamo che con l'ultima partita di oggi andiamo a recuperare qualcosa. Intanto continuiamo a fare gli allenamenti. Sissi è ancora nel salito a 73, quindi continuiamo a allenarlo finché non sale. Eccolo qui che sale Sissi, quindi la prossima lo leveremo. Sale anche il nostro Robinson a 47, buono così. Ok, contro il Bolton ho deciso di mettere anche Jalot per provarlo lì in difesa, e in attacco ho messo come punta Aite, quindi abbiamo fatto qualche cambio, poi per il resto è la formazione titolare. Speriamo di vincere, ragazzi, lo ricordo, un solo risultato, la vittoria, basta. Buono qui, 1-2, Clivert aspetta, non c'è nessuno, McDonald c'è di là. Kebano, prova a rientrare Kebano, il tiro di Kebano centrale però, un angolo là di più. Ancora McDonald, recupera palla. Hai te, vede ancora Kebano, il tiro con la botta di Kebano che non entra. Oh, la palla per Hai te. Dai, hai te, vai te, bravissimo, hai te. Hai te, in mezzo non c'è nessuno, deve continuare il cross in mezzo, cercare Clivert di testa. Ancora il portiere, respinge il calcio d'angolo, assurdo. Palla sempre in mezzo, il tiro al volo, non riesce. Ovviamente fischierà qui l'arbitro alla fine del primo tempo. Sullo 0-0 si chiude il primo tempo. Questa partita è un pochino più semplice, sembrerebbe, rispetto a quella dell'Aston Villa, perché il pallino gioco l'abbiamo noi. Come vedete, questa volta invece del 35% con stesso palla abbiamo il 53%, però non troviamo il gol ancora. Una palla recuperata da McDonald che è eccezionale. Non so quante palle abbia recuperato McDonald. Dai che ripartiamo con Rafa Soares. Rafa Soares frena. Qui c'era fallo comunque. Vabbè, facciamo i nostri cambi. Leviamo Odoi che si è fatto male, mettiamo il nostro Fredericks. Leviamo anche De Jong. Io metterei Sissé, Gomes. Lo volevo mettere, però ancora siamo in parità, quindi non me la sento. Vorrei fare un altro cambio. Metterei Camara al posto di Aite. Sì, al posto di Aite, Camara. Ci credo in lui. Camara. Ora lui aspetta l'inserimento di qualcuno, c'è McDonald che serve Sissé, Sissé ancora per McDonald, ancora a cercare Camara, palla per Clivert, Clivert entra in aria, il tiro, la parata ancora del portiere, però basta pararle, palla in mezzo di Carney per Sissé, ma che tiro è, poi non ci arriva Clivert, ma che tiro è Sissé. Finisce qua un'altra partita 0-0, un altro pareggio che non va bene assolutamente, io non so bene cosa fare. Proverò nel prossimo episodio a cambiare modulo, a partire magari direttamente dal 4-3-4, perché non ci siamo assolutamente. La prima partita era andata così bene che mi ero convinto di tenere il modulo per questo episodio, però ragazzi, a parte 10 tiri a 1, il loro portiere ha fatto i miracoli. Però non va bene, contro il Bolton dovevamo assolutamente vincere, e adesso Wolves va a vincere e se ne va ancora di più. È un problema, ragazzi, perché adesso la classifica si fa difficile. La valutazione allenatore continuerà a calare al 66 adesso. Il prossimo episodio sarà importante riprendersi. Proveremo col 4-3-4. Però non siamo ancora lontani. Il secondo posto, che è il nostro obiettivo, è lì a 6 punti. Che poi è strano, come potete vedere, abbiamo una differenza reti di 10, che è migliore rispetto a quella del Derby County, che non vedete che adesso è di 8. Ed è molto vicina a quella del City, che è terzo, che è di 12. Non capisco bene cosa succede alla squadra. Comunque facciamo gli allenamenti e poi ci salutiamo. Andiamo a levare Sissé e a allenare con un altro parametro, sempre Robinson, invece che sulla difesa, magari sui passaggi. E simuliamo tutto, quindi andiamo a vedere come si comportano i nostri giocatorini. Sessegnon si avvicina molto a 71, Clivert sta andando per il 75. Insomma, tutti salgono bene bene, però ci manca di salire in classifica. Quindi nel prossimo episodio serve la rinascita, proveremo 4-3-4, consigliatemi anche voi altri nuovi moduli e continuate a consigliarmi dei giocatori da comprare poi a gennaio per migliorare la squadra. Anche se
vi ricordo che dobbiamo chiudere con un buon bilancio in attivo e quindi non so se compreremo e basta, ma sicuramente venderemo. Invito a lasciare un bel mi piace, cerchiamo come sempre di arrivare a 150 mi piace e vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant. With a left foot, pulls it back to John Kearney, edge of the box. Oh, what a goal! Towards the edge of the box, a little step over, touches it for John Kearney, under the left foot. Yeah!